Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con Regiments per la terza fase, la fase finale della prima missione. Allora, prima di iniziare, stavo pensando che terminata la fase 3, il prossimo video potremmo farlo sulla modalità schermaglia per vedere un po' anche le nuove fazioni che sono state introdotte e leggevo che è stata introdotta anche la possibilità di combattere di notte, quindi sono abbastanza sicuro che se faremo un nuovo video sarà appunto incentrato sulla modalità schermaglia, così vedremo qualche unità differente, qualche ambientazione differente. Ma adesso concentriamoci sull'ultima fase. Immagino che dovremo conquistare Mulhausen. Vediamo un po' che dicono, dov'era qui. Allora dice, elementi sbandati dell'MSD4 sono impossessati del territorio intorno a Eisenach e si stanno rinforzando. Nell'attuale stato d'emergenza la divisione Panzer 7 ha l'ordine di eliminare i ribelli. Di fronte a noi c'è Mulhausen, il centro nevralgico del FRD. Non era Mulhausen? Cominciate l'attacco immediatamente e non lasciateli scappare. Non possiamo permetterci di aspettare il resto della divisione, ma le avanguardie del 14° reggimento Panzer supporteranno l'attacco. Tanto in Polonia. Un buon due terzi del Ludowe Wojsko-Polskie era attivamente contro i realisti e le truppe sovietiche o semplicemente ignorava gli ordini. Il gruppo Nord era decisamente superiore alle unità ribelli LWP. Come potenza di fuoco e organizzazione, ma il territorio che possono coprire alcune divisioni decimate non è poi tanto. Le linee di rifornimento possono passare dalla Cecoslovacchia, ma ci vuole tempo. Per un momento il GSFG è stato lasciato dipendente esclusivamente dai suoi propri rifornimenti. Radio Città Morta. E questo l'avevamo letto, che era arrivato il battaglione per contrastare le interferenze radio, no? Qui, allora, curiamo tutti. Chi potenziamo? Potremmo potenziare questo perché c'era l'artiglieria? Sì, sbloccavamo un nuovo attacco dell'artiglieria. Oh, era questo. Artiglieria, questo è il Gvozdika. Sì, potremmo potenziare questo in realtà. Gli elicotteri sono potenziati tantissimo. Allora, se no, concentrarci qui. Ma questo non sarebbe male, eh? A parte che abbiamo un sacco di punti. Allora, direi potenziamo questo. Questo pure. Ecco, questi li lasciamo così. Che portiamo? Focus sulla ricognizione e superiorità aerea. Superiorità aerea è l'ultima missione. Ok, stavolta niente strada, ma sono tutte messe tipo ad anello. Hanno creato una linea difensiva esterna e una linea difensiva interna. C'è una strada, immagino qui avranno bloccato tutto. Ok, da dove possiamo attaccare noi qui? Ok, questi sono i nostri alleati. Salve. Allora, vediamo un po'. Possiamo metterci qua. Potremmo attaccare tutti insieme in realtà. Concentrare la nostra forza di fuoco piuttosto che entrare da qui che stiamo da soli, no? Cerchiamo di concentrare tutte le nostre forze in un unico posto. Allora, elicotteri di qua. Poi, rifornimenti. Antiaerea. Mortai. Cannoni. Perfetto. Ricognizione. Poi su questa strada. Andiamo i carri armati da questo lato. Poi fucilieri anticarro li mandiamo invece qua nelle paludi.
E i fucilieri normali li mandiamo insieme agli anticarro e voi andate qui. Possiamo portare anche il quartier generale che mandiamo con gli anticarro. Ok. Allora, Sani, dove stai? Ok, no, ho sbagliato. Allora. Questa e questa. Allora. Dove siete? L'artiglieria. E qua. Andiamo in avanscoperta. Certo che in realtà sai che facciamo? Ho cambiato idea, mandiamo tutti qua. Ok, facciamo un mega attacco concentrato. Strano, qui non c'è nessuno? Molto sospetto. Allora stanno tutti qua. Eccoli, infatti. Mentre quelli sparano lì, tu vieni via perché già t'hanno beccato. Scilka avanza e noi attacchiamo qua. E c'è dell'artiglieria che spara qua giù, quindi direi napalm. Tanto la nostra artiglieria sta massacrando le linee nemiche. Ehi! È arrivata una botta infinita da qua giù. Ok, bombardiamo questi pure. Bombardiamo tutto. Ok, questa parte l'abbiamo conquistata. Qui ci sono delle trincee, quindi direi. Andiamo qua. Bene, i magazzini sono stati quasi conquistati. Tu muoviti lungo quest'asse, poi torna indietro. Zone captured. Cavolo era quel flash? Pensavo avessero lanciato una bomba nucleare. Qua sono spariti. Eccoli, appunto, li abbiamo chiamati. Qualcuno dal lato, non
va bene. Dove stanno? Da qua giù, voglio vedere che c'è laggiù comunque, eh? Qua. Da laggiù ci stanno tirando delle mazzate incredibili. Zone captured. Bombardiamo un po' sta gente, per favore. Fumo, fumo. I nostri carri armati hanno deciso di tagliare proprio attraverso la zona che bombarderemo. Uno si è salvato. E andate via pure voi, perché qua hanno fatto un fuoco incrociato bellissimo. Andiamo qua e poi qua. Shilka, vieni qua. Tu dove vai? È qua. Munizioni. Voi magari non andate proprio in prima linea. Diamo un po' di supporto qua, va? Che belle trincerate. Hanno chiamato anche loro il bombardamento. Quello che fa la superiorità aerea, eh? Zone captured. Ok. Allora. Voi venite qua. Voi avanzate di qua. Che altro possiamo chiamare? Gli altri carri armati. E qua. Contrattaccano. Cadeli. Bello, bello, l'ha preso in pieno stavolta.
Zone capture. Fantastico. Distruggi loro. Artiglieria qui. Oh, ci hanno quasi distrutto l'artiglieria. Voglio capire che c'hanno le V2 qua giù, c'hanno, perché tutto il massacro. Poi sono finiti i rifornimenti, andate qua. Si ritirano. Distruggetelo. Distruggetelo. Ah, le munizioni stanno qui. Va benissimo. Ah, qui si sono tornati. Avanzate qua giù. E attenzione. No, 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 via, via, torno in questa cittadina. Attacco, abbiamo due squadroni qua per voi. E c'è anche l'unità di fucilieri smontate. Sì, mettetevi qua. Zone capture. Fermate qua, voi sparate qui. Ok, qui si stanno riprendendo tutti, meno male. E possiamo richiamare l'artiglieria che è stata un attimo piallata. E l'HQ che però vabbè. Oppure torna qua. Come andiamo, elicotteri? Ci servite in azione? 100%, vai, 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 vai. Ok. La manovra a tenaglia va bene. I nostri alleati sono un po' rallentati qua a sinistra. Questo cos'è? Un treno? Sì. Ok, andiamo a vedere qui se sono morte. Quanto pare no. Fuoco incrociato? Da dove? Da dentro la stazione. Allora, la stazione adesso la riduciamo a un bel ricordo. E qua cerchiamo di fare così. Fucilieri, pure voi, attestatevi qua dietro gli alberi. E tu avanza un pochino, ma non troppo, perché se no. Ma veramente 1 minuto e 55 manca. Dobbiamo sbrigarci.
Missili balistici in arrivo, si stima colpiscano questa zona, disperdete le forze immediatamente. Ok, non c'è nessuno qua, si autobombardano. Oh oh. Porca miseria. È gas. Oh. Abbiamo notizie di una perdita di materiale chimico. Evitatela fino a quando le vostre forze non potranno usare materiale NBC. Porca miseria. Allora, avanzate qua. One minute remaining. Dovevamo finire di conquistare, ma a quanto pare i nostri alleati hanno un po' dormito. Non sembrava essere passato così tanto tempo. Vai a prendere dei rifornimenti perché non ne hai più. Ce la faremo mai. Non c'è nessuno! Correte! Dissonanza. Ok, quindi rossa, ma in realtà durava 29 minuti la campagna, no? Sono passati 23, più o meno. Si vede che con il bombardamento dei missili balistici è diminuito il tempo. Ok, prossima fase. Dissonanza. Dobbiamo continuarla? Fammi vedere. Scusa, intanto curiamo tutti, grazie. NBC che è, però chi ce l'ha? Questi ce li hanno. Saranno forse questi? Ingegneri? Mettiamo ingegneri. Vediamo un po'. Sono curioso di vedere. Forse la fase continua finché non conquistiamo tutto. Eh sì, a quanto pare. Vedi, non lo sapevo questo, perché non era mai successo. Quindi riprendiamo da dove avevamo lasciato, tra l'altro anche con le forze in campo. Ora, la domanda è, ingegneri. Come li chiamo? Ah, qui, supporto dei ingegneri. Postazione anticarro, mortai, scarta, postazione antiaerea, caposaldo, posto osservazione, niente. Allora mettiamo no, dei mortai, va? Mettiamo lì. Qua. Posso metterli anche qua in realtà. E dei mortai qua. No, solo qua. No. Perché non posso? Deve essere questo territorio? Ah, qua. No, queste sono le unità loro. Ah, forse qua dentro? Esatto, qua. La mettiamola così.
Fucilieri anticarro, le mettiamo qui. La posizione dei mortai tira, ok. Allora, questo è Shilka. Dove sono? Tu ti sei infognato qui? Bellissimo. Dov'è la nostra artiglieria? Qui. Tu e tu. Oh, stanno venendo qua. Proprio incontro. Ragazzi. Ok. Voi in teoria i carri armati dovrebbero essere protetti contro la roba tossica. Bombardiamo qui. Vediamo. Li bombardiamo proprio come se non ci fosse un domani. Questo ha già finito le munizioni. Vai qua. Fuori dalle trincee, avanzate qui. Eh sì, 29 minuti pure qui. Zone capture. E arriva qualcuno qui, eh? Fuoco? Non è roba nostra? Cioè, non è roba loro? No. È roba nostra. Direi che abbiamo finito, a meno che non ci sia qualche contrattacco particolare. Basta sparare, grazie. Ah, ok. Sì, dobbiamo terminare la conquista. Ok. Vittoria totale di Dissonanza. Le strutture di comando ribelli sono state decapitate, ma è difficile definirla una vittoria. Perdite di materiale chimico, l'intervento della Germania Ovest, l'orribile conta dei morti tra la popolazione di Eisenach. Che altro? Un attacco nucleare, forse? E beh, ci siamo andati vicini. Ok, quindi abbiamo finito la prima operazione. La seconda sarebbe reazione. Ah beh, invece della skirmish potremmo fare questa perché usiamo la NATO. Quindi vedremmo le unità della NATO, no? Vediamo un po' in skirmish che c'è. Già che ci siamo. Allora. Questa è la zona. Questo è il tipo di visibilità. Alba, tramonto, notte. Bello. Scontro. Ok, giocatore possiamo mettere. NATO, patto di Varsavia. Fatto di Varsavia, NATO. Allora saranno queste le fazioni, esatto. Le sottofazioni, guarda quanta roba. Fanteria, Vulcan.
Certo, tipo, ok, io scelgo questa, no? Se tipo non ho giocato prima. Ah no, c'era nel menu, ci diceva che cos'era, tipo Vulcan. Se io vado qui. No? Certo, bisogna tornare indietro, però. Ok, qui ci sono tutte le unità. Apache, bello, Cobra. Sì. A sto punto facciamo quello, facciamo la missione più che la schermaglia. Oh no, facciamo la schermaglia così vediamo la notte com'è. Che la missione non sarà di notte. Che carino questo. Eccola. 60 mm. Bello pure questo. Le unità anticarro ingaggiano carri armati a lungo raggio in modalità stealth. Sono molto vulnerabili nel combattimento diretto. Sì. Bello anche questo qui. Questo che è? Quartier generale. Artiglieria. Però non c'è scritto Vulcan. E allora con chi è Vulcan? Gran Bretagna? No. Non dovrebbero avere. Come si chiama quel carro armato? Inglese. Chieftain. A quanto pare no. Dov'è? Paracadutisti, guarda bello, quest'anno qui. Eccolo, Vulcan, questo qua. L'artiglieria antiaerea. Eh sì, c'è la Gatling, la Vulcan. Bello, bello, sì, proveremo se dovessi fare un altro video, tutto dipende da come andrà questo terzo episodio, e mi riferisco alle visualizzazioni ovviamente, più che altro è perché dopo sennò YouTube affossa il canale, per cui ma sono le nuove regole di YouTube. E a seconda di come andrà questo video, allora poi probabilmente ne farò un altro in cui vedremo la skirmish e vediamo un po' com'è combattere di notte. Però per oggi terminiamo qui. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciarmi un commento, mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!